Sullo sfondo c'è addirittura la possibilità di portarsi a meno uno dalla vetta della classifica. Chi avrebbe puntato anche un solo centesimo su uno scenario del genere per il Cerignola nella settimana che porta al 17° appuntamento di questo campionato? Alzi il dito, sicuramente in pochissimi. La classifica però dice questo per gli ofantini che domenica hanno ritrovato la via del successo dopo tre turni di astinenza. 3-1 secco al Monterisi ad una Cavese che dalle precedenti 5 gare aveva totalizzato 10 punti, doppietta e 4 gol in campionato per Yallo, settimo centro per Salvemini e conferma della piazza d'onore solitaria in classifica. Primo tempo straordinario che però abbiamo ripetuto tante volte in questo campionato. Poi è vero, un po' il calo di qualcuno che è rientrato, come può succedere, no? Perché siamo andati a con Marcellante il primo tempo, però abbiamo lasciato un po' di possesso, ma tranne qualche palla inattiva abbiamo sofferto veramente poco. I pericoli sono arrivati su palla inattiva, dove noi in questo momento stiamo perdendo centimetri, e quindi, come è successo a Monopoli, poi un po' queste cose qui le paghi, no? Se hai fuori Ligi, Martinelli e Gonnelli, un po' paghi dal punto di vista dei centimetri su queste situazioni. Però è anche vero che nel secondo tempo abbiamo avuto 6-7 palle gole che gridano vendetta. Sabato c'è Benevento Cerignola, fischio d'inizio al Ciro Vigorito, previsto alle ore 15, Ofantini in casa della capolista con i gradi di seconda forza del girone. È normale che in questo momento si affronta un prima contro secondo. Il campionato oggi dice questo, e quindi noi non dobbiamo fare la malattia dell'occasione persa, dobbiamo vedere, io guardo sempre quello, la prestazione. Mi preoccuperò della mia squadra soltanto quando sbaglierà la prestazione. Quando sbaglia la prestazione, se ne sbaglia 1, 2, 3, allora lì c'è il problema. Ma se non viene il risultato, perché nell'equilibrio delle partite non ti premia il tuo modo di giocare, e poi ecco, magari sei castigato per... quello bisogna accettarlo come quando ci va a favore. Noi col Piceno vinciamo una partita con un'azione al 92esimo dove il Piceno può recriminare che forse si è sbilanciato troppo, ma del resto se vuoi vincere le partite un po' devi rischiare. Quindi oggi il campionato dice questo, e noi credo che siamo stati presenti e dobbiamo continuare a esserlo e andare al di là del pensiero in questo momento, per quanto mi riguarda, fine a se stesso, alla classifica, perché in un campionato del genere noi siamo secondi. È vero, il Benevento ha preso un attimino in largo con 33 punti, ma noi siamo secondi a 29 e la undicesima ne ha 24. Quindi oggi parliamo di un secondo posto, capisci che ci siamo 10 squadre in 5 punti, quindi l'importante è proseguire con questa mentalità per quanto mi riguarda, naturalmente fare i risultati e cercare di avere l'autostima per andare oltre.